Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la politica, il centro Italia e l'Abruzzo sembrano essere decisivi per assegnare la vittoria nelle elezioni del prossimo 4 marzo. Nei prossimi giorni tutti i big passeranno dalla nostra regione a caccia del voto in più che può essere decisivo. Vediamo insieme il servizio. L'Abruzzo potrebbe risultare determinante con i suoi 7 parlamentari eletti nell'uninominale tra Camera e Senato nel consegnare la vittoria elettorale del prossimo 4 marzo. Ecco perché la nostra regione sta diventando il crocevia dei leader nazionali a caccia di quel voto in più che potrebbe far pendere l'ago della bilancia dalla propria parte. Ieri Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, è arrivato a Pescara per ribadire che l'unica sinistra in gioco è quella della coalizione da lui guidata. Grasso ha poi proseguito per Roseto e L'Aquila per presentare i candidati di Leu sul territorio. Supercinema gremito a Chieti ieri sera per il centrodestra e Forza Italia, dove il partito di Silvio Berlusconi è riuscito a pareggiare come affollamento l'intervento della settimana scorsa di Luigi Di Maio, leader dei 5 Stelle. L'ordine di Berlusconi è quello di battere a tappeto il territorio e di combattere voto su voto per strappare il seggio decisivo. A livello nazionale la contesa per la supremazia in coalizione, questo è chiaro, è con la Lega di Salvini, che con uno dei candidati in Abruzzo, Alberto Bagnai, ricorda la priorità del programma leghista, la crescita economica che, dice sempre Bagnai, non può essere soffocata dal rispetto delle regole imposte dall'Europa. Un approccio più razionale consisterebbe nel pensare di stabilizzare il debito anziché abbatterlo nelle condizioni di emergenza in cui siamo, liberando risorse per finanziare quei piccoli investimenti, quegli investimenti in piccole opere di cui il territorio italiano ha bisogno e ne ha in particolare bisogno il territorio abruzzese, che è caratterizzato da una situazione di grande fragilità del territorio e dove ci sono ampi margini per migliorare grandemente la qualità della vita della popolazione. All'estrema sinistra, potere al popolo mette al centro del suo programma il lavoro e la lotta alla precarietà dei contratti. Siamo la vera sinistra, dice il segretario nazionale Maurizio Acerbo, una vera alternativa a due partiti di centrosinistra, PD e Liberi e Uguali. C'è bisogno di investimenti per l'occupazione, c'è bisogno di un reddito per i disoccupati, c'è bisogno di istruzione, siamo il paese con il minor numero di laureati, quindi garantire il diritto allo studio, c'è bisogno di un piano di investimenti serio per far ripartire l'economia reale e non per continuare a arricchire i soliti noti, però questo c'è possibile soltanto se il popolo si fa sentire. Intanto anche la lista Valore Umano si presenta agli elettori abruzzesi a caccia dei voti utili a superare la soglia di sbarramento. Quello che vorremmo fare per l'Italia è sicuramente la semplificazione, abbattimento della burocrazia e abbattimento delle regioni che sono centri di spesa. Questo è uno dei nostri programmi sicuramente, fa parte del nostro programma. Tutto quello che comunque è scritto nel nostro programma, noi pensiamo di finanziarlo con una moneta complementare, a diffusione nazionale che sia parallela all'euro. Siamo nati a novembre, quindi abbiamo un'associazione che ci sostiene e contiamo sui loro voti. Certo, speriamo di avere anche voti dai cittadini normali che non ci conoscono, che ci stanno conoscendo adesso. Andiamo avanti con la politica. A Teramo c'è grande movimento intorno alle prossime amministrative. Sono già diversi gli aspiranti sindaci ad oggi e si è presentata alla stampa Alleanza Civica per Teramo, un patto di liste civiche che sosterrà un proprio programma e un proprio candidato alla poltrona di primo cittadino. Vediamo insieme il servizio di Tania Bonnici Castelli. Dopo lo stordimento causato dalle candidature subite dall'alto per le politiche del 4 marzo, ecco che a Teramo riprende la corsa per determinare i candidati che correranno tra 2 mesi alla formazione dell'amministrazione comunale. Qualche autocandidatura a sindaco già c'è. Tra i primi aspiranti a proporsi arriva Alberto Covelli, sostenuto dall'ex vice sindaco Alfonso Di Sabatino e dall'assessore regionale Andrea Gerosolimo. Ci sono poi l'ex parlamentare di centrosinistra Serafino Pulcini e l'imprenditore Enzo Varani. Nel centrodestra si sta lavorando per un candidato unico che potrebbe essere Mauro Di Dalmazio, anche se quest'ultimo non sembra essere nelle grazie dell'ex sindaco Brucchi, sfiduciato proprio dal gruppo
gruppo che faceva capo all'attuale assessore regionale. Anche all'interno del PD c'è discussione per individuare un candidato sindaco autorevole e inclusivo. E mentre i grandi partiti si confrontano, oggi a Teramo nasce Alleanza Civica per Teramo, che intende coagulare intorno a sé 5 liste civiche di varie estrazioni politiche e un candidato sindaco comune ancora da individuare. Il loro obiettivo? Una città intelligente. Con Alleanza Civica per Teramo i cittadini vogliono tornare a essere protagonisti della propria città, della propria amministrazione comunale. Io mi auguro che i cittadini vogliano tornare ad essere protagonisti, ma vogliono diventare protagonisti anche quelli che amano la nostra città, gruppi politici, associazioni, personaggi che operano nel mondo della cultura e tutto questo movimento che si sta mettendo in campo, perché assolutamente non ci si sente rappresentati dai cosiddetti partiti tradizionali. Siamo nel pieno della campagna elettorale alle politiche. Se un cittadino guarda quella scheda, sfido chiunque a riconoscersi compiutamente in un partito. Di varie estrazioni politiche queste liste civiche? Sì, perché la novità forte di oggi è questa, non è che c'è una lista civica di destra o una lista civica di sinistra. Oggi viene un gruppo civico che non si riconosce con gli altri partiti. Ovviamente siamo all'inizio, si parte oggi per l'alleanza civica per la città di Teramo, questa è un'alleanza aperta, poi dialogheremo, ma già costituiamo un bel gruppo, perché se siamo diverse liste civiche, ognuno rappresenta qualcosa, uniti soltanto dall'amore per la nostra città, beh, sicuramente questo è un polo, un'alleanza che ci sarà e giocherà un ruolo importante per le prossime elezioni. Un unico candidato sindaco? Sì, un unico candidato sindaco. Abbiamo già delle opzioni interne molto molto valide e qualificanti, ma ci vogliamo aprire proprio per trovare la migliore espressione. Andiamo a Chieti adesso. Casse in rosso per il comune, a cui i revisori dei conti in una relazione consigliano l'avvio della procedura di predissesto finanziario, la stessa già adottata ad esempio a Pescara. Critiche dall'opposizione per la quale è inevitabile il predissesto. Il sindaco Di Primio punta il dito contro le mancate riscossioni. Vediamo insieme il servizio. Sono ancora una volta i revisori dei conti a lanciare un missile contro l'amministrazione di Chieti guidata dal sindaco Umberto Di Primio. L'organo di controllo lascia poco spazio all'immaginazione e per loro il comune deve avviare la procedura di predissesto finanziario per risanare le casse in profondo rosso. Una procedura quest'ultima, ad esempio, già avviata qualche tempo fa dal vicino comune di Pescara. L'invito è contenuto nel verbale a firma di Ilaria Valentini ed Enza Di Domenico, che compongono l'organo di controllo interno. Ma cosa significherebbe per le tasche dei cittadini il predissesto? Tasse comunali al massimo per iniziare e praticamente margine zero di manovra per le spese dell'ente, sotto stretto controllo di Ministero delle Finanze e Corte dei Conti. L'alternativa è una manovra lacrime e sangue per cercare di ridare fiato alle casse dell'ente teatino esposto per 15.771.000 euro. Il vulnus, come ripete da tempo anche il primo cittadino, è la riscossione dei tributi. In città, ripete Di Primio, in troppi non pagano le tasse alla Teate Servizi, più volte oggetto di strali da parte del sindaco. L'opposizione di centrosinistra attacca dicendo che il risultato di bilanci approvati in passato, nonostante il parere negativo dei revisori dei conti, è l'inevitabile procedura di predissesto oggi. Di Primio risponde così. Veniamo da troppi anni di cattiva gestione dei bilanci, veniamo da una situazione difficile legata non soltanto alla difficoltà di tecnica di riscossione, ma anche dalla impossibilità dei cittadini a volte di pagare, e quindi è normale che se non ci sono i fondi che entrano in comune è difficile poi coprire le poste di bilancio, soprattutto di quelle spese fisse. Abbiamo tagliato tutto quanto si poteva tagliare e continueremo a farlo. Le tasse non andranno al massimo, le devo dire che la tassazione oggi è già abbastanza alta, quindi tenderemo, se possibile, di ridurle. Devono pagare le tasse però, perché se non pagano ovviamente è inutile pensare che poi non si aumentino le tasse. Questo è il vero tema. La Teate Servizi non riscuote tutto quello che dovrebbe riscuotere.
Ed ora una notizia di cronaca che arriva dalla Val di Sangro, colpito da un ammasso di circa 5 quintali di alluminio caduti da un carrello elevatore all'interno di un'azienda. Un uomo di 54 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara, dove è stato trasferito con un'ambulanza del 118. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri e gli ispettori della ASL, che stanno cercando di verificare la dinamica. E proseguiamo adesso spostandoci all'Aquila. I commercianti aquilani destinati a chiudere le loro attività se la chiusura di alcune parti per i lavori dei sottoservizi, siamo nel centro, non termineranno a breve. I camminamenti tra un cantiere e l'altro scoraggiano i clienti e i ritrovamenti archeologici sotto il manto stradale bloccano i lavori da tempo. Vediamo insieme il servizio di Daniela Rosone. Il commercio in centro, ucciso dai sottoservizi, e ora tanti commercianti che avevano preso il finanziamento ottenuto con il bando Fare Centro sono pronti a rinunciarvi e a spostarsi dal centro storico dell'Aquila. Ci sono tante chiusure, via Sant'Amico, via della Genca, via Paganica e piazza Chiarino. Sono costretti ad un percorso ad ostacoli, poveri clienti e commercianti degli esercizi commerciali che hanno riaperto a fatica dopo il sisma. Praticamente, tra corso Vittorio Emanuele, piazza Regina Margherita e via Garibaldi, un percorso ad ostacoli. È impossibile raggiungere negozi e locali. A questi si può arrivare soltanto attraverso piccoli camminamenti, labirinti tra i cantieri. Il cantiere dei sottoservizi ormai è fermo da settimane e nessuna comunicazione ai commercianti. In questo modo la vita dei pochi coraggiosi negozi che hanno riaperto rischia di finire nel giro di pochi mesi. Le difficoltà erano note, si sapevano, ma non si sapeva che sarebbero arrivate fino a questo punto e soprattutto con tutti questi tempi dilatati e ritardi. Affitti che a volte sono anche salati, tasse che si devono pagare, la vita dei negozi è fortemente a rischio. Alcuni commercianti e beneficiari anche dei contributi del bando Fare Centro stanno pensando in questi giorni di rinunciarvi. I rallentamenti dei lavori dei sottoservizi sono dovuti anche a ritrovamenti archeologici e allo stop dei cantieri in alcuni casi. Lungo via Garibaldi, ad esempio, chiusa dall'8 gennaio, i lavori di realizzazione delle nuove reti idriche e fognarie si sono fermati quasi subito per il ritrovamento di alcuni reperti e non va meglio all'inizio del corso, dove la presenza di elementi architettonici ritrovati sotto il manto stradale era nota però almeno da un anno, visto che la sovrintendenza già aveva bloccato in prima battuta i lavori all'inizio del 2017. All'inizio del 2018 si è tornata a scavare e la situazione si è ripetuta. I commercianti però ora sono davvero stufi e allo stremo, urgono soluzioni, perché altrimenti anche loro, che avevano avuto il coraggio di riaprire, andranno via dal centro. E c'è una notizia dell'ultima ora che riguarda la politica e il comune di Avezzano, perché il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso del sindaco De Angelis contro la sentenza del TAR, che aveva dato ragione al suo sfidante, il sindaco uscente di Pangrazio, che così aveva ottenuto la maggioranza dei seggi in consiglio comunale pur non essendo stato eletto come sindaco. Questa è la notizia davvero di pochi minuti fa. Chiaramente vi daremo conto nelle prossime edizioni del telegiornale in maniera più approfondita di quanto sta accadendo nella Marsica. Proseguiamo adesso il nostro giornale. Presentata a Pescara l'iniziativa It Me Home, non lasciatemi nel piatto, campagna di sensibilizzazione contro gli sprechi alimentari. Il servizio è di Paolo Renzetti. It Me Home, questa iniziativa che oggi viene presentata qui a Pescara, si parla di sprechi alimentari, di lotta agli sprechi alimentari. È un tema sensibile. In questo paese facciamo presto a fare scandali per le cose inutili. Vi ricordo che abbiamo parlato per 2 settimane di quanto costasse un sacchetto per portare a casa la verdura ai supermercati, non rendendoci conto però che noi tutti invece, con atteggiamenti poco virtuosi, invece sprechiamo molto cibo. Lo facciamo in Italia, lo facciamo in tutti i paesi purtroppo ricchi del mondo. E basterebbe un quarto di quello che sprechiamo nei paesi del nord del mondo per sfamare 870 milioni di persone. Non lo dico io, lo dicono i dati della FAO, quindi voglio dire
è chiaro che Slow Food è a fianco di queste battaglie, pienamente convinta che su queste tematiche si gioca anche il futuro della produzione del cibo nel mondo. Praticamente abbiamo chiamato tutti i ristoratori, siano essi anche i balneatori che hanno ristoranti, quindi tutti i ristoratori abruzzesi, ma anche le associazioni che si occupano di lotta alla povertà, perché è anche lotta alla povertà, e perché daremo loro questa mattina 10.000 doggy bag, cioè dei box che loro proporranno ai loro clienti per poter portare a casa il cibo che non hanno consumato. È una campagna di civiltà, e infatti abbiamo anche invitato le scuole, perché poi parte anche dai ragazzi, perché qualche mamma diceva è mio figlio che si vergogna a riportare a casa il cibo avanzato, e allora parliamo anche ai ragazzi, quindi è una campagna tutto tondo, sperando che veramente ritorni ad essere nella nostra cultura. E adesso apriamo l'ampia pagina dello sport. Come ogni lunedì, ripresa odierna degli allenamenti per il Pescara, seduta singola al pomeriggio per iniziare la settimana che porterà al match con la Cremonese, il primo di due impegni casalinghi ravvicinati. A Chiavari il portiere Vincenzo Fiorillo è stato il migliore in campo, l'estremo difensore ha sventato alcune pericolose conclusioni dalla distanza dell'entella, preservando lo 0-0. Fiorillo analizza così la sua prestazione e il momento del Pescara. Sentiamolo. Evidentemente l'area di casa ti ha portato bene. Ma no, non è l'area di casa, è l'impegno, e cerco di appunto fare il mio, e in partite come queste dove magari portiamo a casa un punto, se la mia prestazione può aiutare, sono doppiamente felice. Vincenzo, le ultime gare hanno detto due cose: che questa squadra subisce molto meno, subisce anche molti gol in meno rispetto a qualche tempo fa, però fa una gran fatica ad andare in rete. Tu che spiegazione dai? Ma come si è detto in passato, quando prendevamo magari qualche gol in più, che la fase difensiva appunto nasce dal davanti, e può essere anche vero che la fase offensiva nasce da noi, da dietro. È un discorso forse di accompagnare di più, di rischiare qualcosa in più, magari sono tanti fattori, ecco. È vero che ultimamente facciamo magari un po' fatica tutti insieme ad arrivare a chiudere l'azione, però dal mio canto il dato, ecco, positivo di prendere meno gol sicuramente mi fa piacere, e può essere comunque un punto di partenza importante, e non viceversa. Ci sono due partite in casa, l'imperativo è quello di portare a casa, scusami il gioco di parole, 6 punti. Sì, l'avevamo detto anche prima di questa partita, forse è meglio concentrarsi prima sabato e portare a casa prima i 3 punti, senza guardare subito a martedì, perché è meglio che pensiamo un passo alla volta. Andiamo avanti, adesso scendiamo di categoria, lasciamo la Serie B, andiamo in Serie C, ripresa degli allenamenti per il Teramo dopo il pareggio di sabato pomeriggio in casa della Feralpi Salò. Da valutare quelle che sono le condizioni di Giuseppe Panico, uscito anzitempo dallo stadio Turina. La prima diagnosi sembrerebbe confermare una distorsione alla caviglia. Le condizioni dell'attaccante saranno valutate già oggi. Si tenterà un recupero per la gara di sabato pomeriggio al Bonolis contro il Bassano. In quella circostanza dovrebbe essere ancora fuori causa Ventola, che ha ricominciato a correre ma che dopo il lungo stop deve riacquisire il tono muscolare. Discorso identico per Rossi, che sarà a disposizione solamente tra qualche settimana. Certamente non ci sarà neppure Varas, espulso nella ripresa e che causa rosso diretto, potrebbe saltare anche la trasferta di Padova del 4 marzo. A centrocampo dunque, col Bassano quasi scontato, il trio formato da Amadio, Ilari e De Grazia. Davanti il problema per Palladini sarà far coesistere Gondò, appena arrivato nel mercato di gennaio, con Frattangelo, che anche a Salò ha realizzato un gol fondamentale, come aveva già fatto qualche mese fa a Sant'Arcangelo. Intanto continua il silenzio stampa della società biancorossa, con il solo direttore sportivo Sandro Federico a rilasciare dichiarazioni.
Ed ora scendiamo in Serie D. Non conosce soluzione di continuità la crisi della Vastese, che a Grottammare parte bene ma poi subisce la rimonta del Monticelli, che prima della partita era la penultima forza del girone. Superata da Avezzano e Castelfidardo, la squadra di Colavitto scende al quinto posto in classifica. Il servizio di Paolo Renzetti. Non conosce fine la crisi della Vastese, che crolla anche a Grottammare sotto i colpi del pericolante Monticelli, che conquista l'intera posta con il punteggio di 3-1 e con una prima parte di secondo tempo micidiale. Per i biancorossi quella subita in terra marchigiana non è solo la sesta sconfitta nelle ultime 7 gare, ma anche una battuta d'arresto che fa scivolare gli aragonesi al quinto posto, con i playoff ora a rischio per una squadra neanche lontana parente di quella ammirata nel girone d'andata e attesa domenica prossima all'Aragona. Dalla sfida con la vice capolista Vispesaro, quella che inizierà tra poche ore, sarà una settimana difficile per Fiore e compagni, chiamati a non macchiare una stagione che sta prendendo davvero una brutta piega. Colavitto, senza tre difensori quali Maronilli e Iarocci squalificati e Viscardi infortunato, deve adattare De Feo come centrale al fianco di Amelio, non abdicando però al 4-3-3 con Di Pietro a centrocampo al fianco di Stivaletta e Pizzutelli ed il trio d'attacco composto da Fiore, Leonetti e Bittaie. Nelle Monticelli reduce dal KO nel recupero di mercoledì con il Francavilla, assente Capitan Sosi, campo Pirani di Grottammare al limite della praticabilità per la pioggia. Sugli spalti poco più di un centinaio di spettatori con larga rappresentanza vastese. L'avvio di partita vede la squadra abruzzese in maglia bianca all'assalto ed in gol già al quarto con Leonetti, che su cross dalla sinistra di Bittaie con un tocco felpato mette alle spalle dell'incolpevole Mariani, toccando quota 16 nella classifica marcatori. Sembra una gara in discesa per la Vastese, ma non sarà purtroppo così. Approccio di gara comunque deciso e vigoroso per gli aragonesi, che continuano a spingere pur non agevolati dal campo pesante. A fare la gara la squadra ospite, che alla mezz'ora perde però Bittaie per infortunio con l'ingresso in campo di Tedesco. Passa qualche secondo al 31esimo su punizione calciata da Bassini, Galli di testa mette di pochissimo al lato, e questo per la formazione biancorossa il primo campanello d'allarme. Sale così la pressione dei locali, che si rivedono in avanti al 41esimo con un tiro di poco fuori di Vallorani. Nella ripresa si riprende con i padroni di casa che presentano Muci al posto di Aloisi e con i locali dunque in gol, con Castellana che incorna al secondo minuto alle spalle di Camerlengo su corner cacciato da Margarita. Avvio in salita per i biancorossi, che rispondono al settimo con un tiro di Di Pietro che manca di pochissimo il bersaglio grosso. Al decimo ci riprova Nicola Fiore su punizione da 30 metri con Marani che dice no. La squadra del presidente Bolami reagisce e si rivede al 16esimo con un tiro di Stivaletta parato da Marani, ma il Monticelli è cinico e al 19esimo si porta in vantaggio con Galli, che a due passi da Camerlengo, dopo una prima respinta del portiere vastese su Margarita, non sbaglia mettendo così in rete per il 2-1. Gara capovolta con la squadra abruzzese costretta ad inseguire. Colavitto toglie Stivaletta e mette in campo Cherillo, con i locali che però non lasciano scampo alla Vastese, che subisce il terzo gol ancora ad opera di Castellana, che quasi sulla linea di porta al 26esimo mette comodamente alle spalle del portiere ospite. Un 3-1 pesante per i biancorossi, letteralmente in confusione, e che ci riprovano alla mezz'ora con Fiore su punizione, ma con Marani attento a deviare in angolo. Il finale di gara con i locali avanti per due reti è un film già visto, con l'ennesimo KO del girone di ritorno che si materializza per una Vastese irriconoscibile, figlia dei suoi errori e a rapporto al 91esimo nel settore dei suoi tifosi, a dir poco delusi dopo l'ennesima battuta d'arresto. E proseguiamo con le partite di Serie D. Grazie ad un primo tempo pirotecnico, l'Avezzano espugna il Civitelle di Agnone. La squadra del patron Gianni Paris segna 3 reti nella prima parte di gara e resiste al tentativo di rimonta dei molisani. L'1-4 finale vale anche il terzo posto e l'Avezzano diventa la migliore abruzzese del raggruppamento. Vediamo insieme il servizio dei colleghi di Telemolise. L'Olimpegnonese viene letteralmente travolta dall'Avezzano. Al Civitelle finisce 1-4 per gli abruzzesi, con i Granata che non entrano proprio in partita, se non nei primi 15 minuti della ripresa. Ma andiamo alla cronaca di questo strano match. Il primo squillo è anche quello che sveglia la partita e arriva al 7° minuto di gioco, con un tiro dalla sinistra di Pellecchia che Venturini ribatte, ma Dos Santos si fa trovare pronto ad insaccare ed è 1-0 per l'Avezzano. Inutile dire che questa prima rete disorienta l'Agnone, che non riesce a sfruttare le pur poche occasioni lasciate dai biancoverdi.
come al 14esimo su un calcio di punizione battuto da Guerra, che va alto sulla traversa. Al 25esimo il secondo colpo inferto all'Agnone arriva su calcio d'angolo, battuto da Bisegna, su cui di testa Menna mette la firma del 2-0. Al 28esimo ecco un'altra occasione su calcio piazzato per i padroni di casa, con Giglio che tira centrale e Fanti che intercetta. Al 42esimo ecco di nuovo l'Avezzano all'attacco con Dos Santos che, aiutato dalla distrazione di Cassese, riesce a chiudere il primo tempo sul 3-0. Con le immagini di Antonio Masi, eccoci nella ripresa, con un Agnone che scende in campo con tutt'altro piglio. Tanto è che all'11esimo i Granata riescono ad accorciare le distanze, grazie a Santoro, che servito da Ferraro riesce ad insaccare la rete biancoverde per il gol dell'1-3. E un minuto dopo è proprio Santoro, servito da De Stefano, che sbaglia tutto, a tu per tu con Fanti. Al 15esimo il numero uno ospite compie un vero e proprio miracolo su calcio di punizione battuta da Ceria, che serve l'occasionissima a Santoro. Scocca la mezz'ora e Frabotta commette fallo in aria sul Lombardo. Per il direttore di gara Quattro Ciocchi della sezione di Latina non ci sono dubbi, è rigore. Al dischetto va Pellecchia, che non sbaglia, per l'1-4 finale. Non accadrà più nulla di particolarmente eclatante fino alla fine del match, che si chiude con le contestazioni dei tifosi davanti agli spogliatoi, il silenzio stampa della squadra e il fermento della dirigenza tutta, che preannuncia, forse in qualche modo, qualche novità già dalla prossima settimana. Giornataccia per il Francavilla, che rallenta nuovamente tra le mura amiche. L'area canatese passa al Vallianzuca con 3 reti segnate tutte nella ripresa. I giallorossi pagano in parte la stanchezza per le 3 partite giocate in una settimana. Si interrompe così la striscia di 11 risultati utili consecutivi. Il servizio è di Ania Cantagalli. L'area canatese vince 3-0 ed interrompe la striscia positiva del Francavilla, che durava da 11 giornate. I marchigiani, che i giallorossi avevano battuto mesi fa, non sono più quelli del girone di andata, ma in casa Francavilla qualcosa è mancato. Senza Fofanà e Zerbo a farne le veci in avanti, assistito da Banegas e Palumbo, mentre in difesa, per sopperire alla squalifica di Romeo, Di Pietrantonio vince il ballottaggio con Fiore. È un primo tempo che fa fatica a decollare, ma che vivrà su 2 momenti di grandi proteste da parte della recanatese. Si parte con una buona incursione di Dipenti, ma sulla sinistra, con Banegas che di un soffio non arriva all'impatto con il pallone in area, e con Molenda poi murato. Al 20esimo occasione ancora per il Francavilla, con Zerbo che non trova però il finale che sperava. 2 minuti più tardi si fa vedere per la prima volta la formazione ospite con un tiro cross di Giaccaglia che Fargione è pronto ad alzare in angolo. Poco dopo la mezz'ora il primo episodio che scatena le proteste della squadra di Alessandrini. Falomi se ne va sulla sinistra, ma su di lui interviene Fargione in uscita. Il primo assistente segnala però la posizione di fuorigioco dell'attaccante, mentre il direttore di gara pensava se assegnare o meno la massima punizione. I giallorossi rispondono subito con un doppio passo di Zerbo, la cui conclusione però è troppo debole e centrale. Subito dall'altra parte, senza un attimo di respiro, Pera fa partire un diagonale che Fargione spinge fuori con il pensiero. Sul successivo capovolgimento di fronte, Banegas fa partire un tiro su cui Piangerelli non è perfetto, ma il secondo assistente segnala la posizione di fuorigioco di Zerbo sul tentativo di ribattuta. Al 39esimo, altre grandi proteste della recanatese. Nodari riesce a svettare più in alto di tutti a segnare, ma il primo assistente segnala ancora la posizione di offside. Per Borriello di Arezzo, Alessandrini eccede nelle proteste e viene allontanato dal campo. Il primo tempo si chiude con un colpo di testa di Falomi che Fargione manda in angolo e con un Francavilla che pensa come essere più incisivo. La ripresa invece inizia come peggio non si potrebbe, perché Fargione forse non è perfetto su un tiro da fuori area di Guida, che al quarto porta avanti i suoi. Il Francavilla fa fatica a riprendersi e rischia al quarto d'ora, quando Fargione è costretto ad uscire dall'area per fermare Pera lanciato a rete. 2 minuti dopo Lunardini, già ammonito, viene graziato dal direttore di gara dopo un brutto fallo su Di Cecco, che viene invece a sua volta ammonito dall'arbitro. Le squadre si allungano, il Francavilla ci prova con maggiore convinzione e al 28esimo Dipenti, ma non è fortunato nella deviazione avversaria. È clamorosa però l'occasione che capita alla recanatese dopo la mezz'ora. Pera impegna Fargione, sulla ribattuta Falomi lascia Guida che da solo alza il pallone a porta vuota. Il raddoppio però arriva poco dopo.
Pera serve un assist illuminante per Falomi, pescato secondo la terna in posizione regolare, e per l'attaccante è un gioco da ragazzi battere il portiere di casa. I titoli di coda li manda poi proprio Pera in pieno recupero. Una sconfitta che allontana la zona playoff per il Francavilla, con i giallorossi proprio prima dello scontro contro i marchigiani arrivati ad un solo punto di distanza dall'obiettivo stagionale. Dopo il triplice fischio, contestazione dei tifosi giallorossi ad Amenta. Era questo l'ultimo servizio per quanto riguarda la prima edizione del TG6. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 19 e anche che i nostri servizi sono disponibili sul sito www.tv6.it e sulla nostra pagina YouTube. Grazie ancora e buon proseguimento con i nostri programmi.